Oggi realizzo un mio desiderio. Volevo raccontarvi una storia e volevo farlo insieme ai protagonisti. Sicuramente avrete sentito parlare della storia di Luca Trapanese e della sua piccola Alba. Siamo ospiti di questa meravigliosa casa e di questa meravigliosa famiglia. Non voglio rubare altro tempo e chiedere a Luca di raccontarci la loro storia dall'inizio. Allora, la nostra storia è una storia importante, perché in realtà, come dire, si focalizza sull'adozione di Alba, ma io dico sempre che Alba è il risultato di una vita e non partiamo dall'adozione di Alba. In realtà la mia storia nasce dalla vocazione alla disabilità. E da quando avevo 16 anni io lavoro nel mondo della disabilità, ho una ONLUS che si occupa di disabilità a Napoli, e a un certo punto della mia vita ho avuto un grande desiderio di paternità. Io credo che il desiderio, l'istinto alla paternità e alla maternità è qualcosa di naturale. Quindi io mi sentivo pronto a diventare padre. Ma avevo anche una grande consapevolezza che potevo essere padre di un bambino disabile. Quindi la mia scelta è stata quella di andare in tribunale dei minori di Napoli, e di fare una richiesta aperta dove chiedevo in affido un bambino con disabilità senza porre nessun vincolo, nessun limite. E dopo quasi 5 mesi sono stato chiamato per Alba, che è stata lasciata in ospedale dalla madre il momento dopo il parto, e non riusciva ad essere collocata tra le coppie tradizionali che avevano l'idoneità all'adozione perché ha la sindrome di Down. E quindi, dopo una serie di possibilità fallite, il tribunale mi contatta e mi chiede se io potevo essere interessato per il momento a prendermi cura nel periodo estivo, che Alba è nata nel periodo estivo, quindi ecco, per non farla stare in ospedale. È una bambina sana, perché la sindrome di Down è una condizione, ma Alba non aveva nessuna altra patologia connessa alla sindrome. Quindi Alba era in ospedale, ma tranquillamente poteva stare a casa. E allora io l'ho presa prima a 27 giorni, aveva quasi un mese. L'ho presa e siamo stati a Procida, nella casa al mare, e poi da lì, dopo le vacanze, è iniziato questo percorso di affido preadottivo, e alla fine, dopo esattamente un anno, io ho potuto fare richiesta di e ho ottenuto l'adozione speciale. Con l'articolo 44 sulla legge delle adozioni, Alba è diventata a tutti gli effetti mia figlia, pur essendo io single. Esatto, infatti hai anticipato una piccola specifica che ti avrei chiesto di darci. Non tutti sanno che esiste un registro dedicato ai single, quindi vorrei che tu ci dessi qualche dettaglio in più, perché immagino che siano tante le anime predisposte a questo tipo di devozione, ma anche di scambio d'amore reciproco. Quindi ci spieghi esattamente l'iter? Allora, dobbiamo innanzitutto ricordare che in Italia la persona single non può adottare, cioè io non Esatto. potevo andare in tribunale e fare il percorso al pari delle coppie, ma invece in Italia è consentito single, coppie, di poter chiedere in affido un minore, perché l'istituto dell'affido è aperto a tutti. Quindi io sono andato in tribunale per chiedere in affido un bambino disabile, che molto spesso il tribunale non riesce a collocare, o che ha una situazione così grave familiare che ha bisogno di essere allontanato. Adesso l'adozione speciale è un'adozione che esiste, è un articolo che prevede 44 all'interno della legge delle adozioni in casi straordinari. Il caso mio di Alba è uno di questi, perché io ho fatto la richiesta di affido, Alba non riusciva ad essere collocata. Aveva una condizione giuridica molto particolare, perché era stata lasciata in ospedale, quindi figlia di nessuno,
non aveva una storia alle spalle, una famiglia alle spalle, non riusciva ad essere collocata, ma era tutto quello che voleva, che avrebbero voluto le coppie, cioè un neonato, certo, senza certo. famiglia. Quindi nel momento in cui io l'ho potuta prendere in affido, la legge prevede che si instaura questo rapporto di affettività e che con l'articolo 44 si può avere l'adozione speciale. Quindi è un'adozione speciale, ma non è ordinaria, cioè non può capitare a tutti, certo. perché era la condizione di Alba così legalmente particolare, ma avrei potuto avere un bambino in affido che magari la famiglia esisteva, poteva anche restare con me in affido certo. sine die, cioè senza un termine, certo, ma certo. comunque rimaneva la famiglia di origine legata a questo bambino. Quindi la condizione di Alba me l'ha consentito, ma ci sono tantissime possibilità. Molti mi scrivono e mi dicono come hai fatto, perché noi non conosciamo la nostra legge, esatto. e a volte non sappiamo come muoverci, ma ci sono tante possibilità. Il Tribunale di Napoli per i minori ha istituito un registro dei single dove si fa richiesta e poi ci sono i giudici che ti propongono una serie di possibilità che non per forza finiscono come è finita la nostra storia, ma ci sono anche altre storie. Ci sono anche altre storie che finiscono come la nostra o che prendono una strada diversa. Luca, tu prima hai detto la mia vocazione alla disabilità, quindi la scelta semantica non mi sembra casuale. Tu hai un passato in merito alla vocazione pre-Alba. Sì, io diciamo che la mia vocazione è nata da un'esperienza personale, cioè ho accompagnato il mio migliore amico all'età di 16 anni nel percorso di una malattia che lo ha portato poi alla morte. Dalla morte di Diego io ho sentito l'esigenza di andare al LED e lì ho conosciuto non la malattia ma la disabilità, che è diverso, cioè gli ammalati o guariscono o muoiono. I disabili nascono in una condizione di vita ma non sono malati e possono campare anche 100 anni. Questa è una differenza importante perché molto spesso noi trattiamo le persone disabili come ammalati, invece sono persone e hanno bisogno di essere trattate prima come persone, riconosciute come persone, poi considerate come disabili. E di lì a Lourdes io ho conosciuto tantissimi amici che sono diventati parte della mia vita. E insieme a loro abbiamo costruito un percorso, come dire, solido e duraturo nel tempo, perché è nata l'associazione che si chiama Ruota Libera e che oggi è un punto di riferimento per tantissime famiglie e per tantissimi ragazzi. Poi nel frattempo tu crescevi e abbracciavi la fede. Sì, in questo percorso io ero convinto che la mia vocazione nasceva da una fede che c'è profonda, ma che la mia vita doveva essere una vita in seminario, devota, come posso dire, dedicata esattamente, dedicata. E ho fatto un percorso, sono stato quasi 2 anni e mezzo in seminario, ma poi la vita è strana. Certo. In un viaggio a Lourdes ho incontrato una persona, mi sono innamorato di questa persona e sono uscito al seminario e ho iniziato una storia che è durata 12 anni. Quindi la vocazione, l'amore e la fede ti avevano incanalato in un percorso, in un bel percorso, ma che era solo un tragitto. Evidentemente che avrebbe sì. dovuto portarti, io sono molto fatalista, anche io ho una profonda fede e credo che nulla capiti per caso, era un pezzo di vita che tu dovevi percorrere per arrivare alla tua bambolina che ha recentemente compiuto 3 anni. 3 anni. Quindi stiamo diventando grandi, ti seguiamo tutti sulla pagina social che è costantemente aggiornata, Alba ormai si può dire che sia un personaggino pubblico, lei è molto divertita in questi video. Ma guarda, Alba non lo sa di esserlo ed è una bambina e vive come una bambina in tutto. Io ho scelto di rendere pubblica la nostra storia, la nostra vita, perché io credo che è necessario educare le persone alla diversità e alla disabilità. E purtroppo, per fortuna, noi siamo in una società in cui è importante vedere,
non puoi solo raccontare, ma devi anche vedere. Vero. E allora molti nel vedere Alba capiscono che Alba è una bambina come tutte le altre, è una possibilità di vita felice, che la nostra vita non è una vita handicappata, ma è una vita come tutte le altre. E il risultato qual è? Che tante mamme mi scrivono, tanti papà mi scrivono che hanno figli disabili, soprattutto con la sindrome, e ci confrontiamo o rivedono la loro condizione, che forse magari hanno prima visto come una disgrazia, e nel vedere la mia felicità, che non è una felicità mediatica, ma è una felicità reale, forse si rieducano anche loro. E poi, per esempio, ti racconto una cosa molto bella che è capitata il giorno della Befana. Una nonna mi ha scritto e mi ha detto: mia figlia ha scoperto di sapere di avere nel grembo un bambino con la sindrome e forse anche merito tuo di Alba se ha deciso di portare avanti questa gravidanza con serenità e convinzione. Allora questo, io credo che noi siamo sicuramente testimoni della nostra vita e bisogna raccontarla quotidianamente per dare anche ad altri la possibilità che non hanno avuto gli stessi strumenti. Io alcuni mi dicono: ma tu come fai a giustificare quelle coppie che hanno detto di no? E che non hanno voluto Alba? Io non le giustifico, le comprendo, è diverso. Le comprendo perché già il percorso per arrivare all'adozione è faticoso per una coppia e bisogna ammettere di essere una coppia disabile perché non può avere figli. È lungo e io credo che quando ti chiamano e ti dicono puoi avere un bambino ma è disabile, è una botta pesante, è faticoso. E poi mi dico sempre che bisogna capire come viene vista la disabilità oggi nella società. È una sconfitta, è una vergogna, è una vita di solitudine perché devi lottare continuamente da quando va a scuola, alla pensione, al dopo di noi, al riconoscimento all'interno di una vita sociale, lavorativa, affettiva, certo, sessuale. C'è un vuoto enorme. E quindi io penso che quelle coppie erano spaventate, impreparate e diseducate alla disabilità. Esattamente, io appoggio totalmente il tuo pensiero, credo che anzi sia più coraggioso ammettere di non essere all'altezza, di portare avanti una situazione che lanciarsi in un qualcosa che non porterebbe a nulla di buono, perché la mancata competenza o semplicemente la mancata strutturazione emotiva sicuramente non porterebbe ad un percorso di crescita sereno. A questo punto io direi questa quotidiana felicità andiamola a vedere con i nostri occhi. Voglio l'aria di mare, sole sulla faccia, tornerò a cantare sotto il tuo balcone quando lei si affaccia. Questa notte finisce, che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi. Toccaciami forte per tutte le volte che non hai potuto. Ed eccoci qua nella stanza della principessa. E Luca, raccontaci un po' qual è la giornata tipo di Alba e suo papà e Giorgio, che è qui a monitorare la situazione. Allora, la nostra giornata è una giornata molto molto tradizionale e tipica. Io lavoro, quindi Alba rimane a casa con una tata. Ovviamente avevamo iniziato il percorso scolastico, abbiamo interrotto per questo momento faticoso, ma fondamentalmente lei è qui a casa o va al parco, si sveglia alle 6:30, Alba ha una pila praticamente interminabile, si sveglia alle 6:30, facciamo colazione, già lei è subito operativa, mi chiede di avere la musica, le piace molto la musica italiana, balla, canta,
E poi io lavoro, torno a casa il pomeriggio e mi dedico alle nostre cose, a fare una passeggiata, a preparare delle cose particolari in cucina per Alba durante la settimana. Insomma, guarda, è veramente una vita come tutte le famiglie, senza niente di più e niente di meno. Nel weekend siamo soli, durante la settimana abbiamo Luisa, che è la nostra tata, che ci aiuta. Poi nel weekend invece siamo soli e di solito siamo con amici o facciamo delle passeggiate. E Alba durante la settimana fa le sue terapie, facciamo logopedia e psicomotricità, che è importante per i bambini con la sindrome di Down. E nulla questo. Vogliamo aprirla? Possiamo, Alessia? Possiamo aprire? Grazie. Lei passa giornata a cantare, così, per staccarli. Devo mettere qua sul tavolo a farlo. Vai, sì, vai. Ciao. Salutiamo tutti, Ciao, ciao ciao a tutti. Manda un bacetto anche tu. E tu? Ciao!